Carissimi amici, carissime amiche, è notte, una notte calda, anche questa, però ci abbiamo messo fine settimana, ma la situazione per il delitto di Pierina Paganelli evolve sempre di più perché si sta arrivando ad un punto decisivo. Le posizioni voi le sapete, c'è Luis da Silva che è formalmente indagato, formalmente accusato di aver ucciso Pierina Paganelli, per motivi sostanzialmente di fare in modo che non venisse fuori questa sua relazione con Manuela che avrebbe fatto saltare magari il suo matrimonio, che avrebbe provocato danni alla stessa Manuela, anche se non si sa quali danni, perché poi alla fine era tanto tempo che Giuliano, il marito, anche prima dell'incidente, sapeva che, non sapeva magari di lui, ma sapeva che aveva un altro uomo, tant'è vero che Emanuela già era andata via di casa, era andata via di casa, era andata a vivere con il fratello Loris. Quindi appare subito debole, diciamo, questo momento. Appare subito debole, però si dice la testa delle persone, può darsi che all'improvviso uno vede una persona arrivare e dice adesso faccio giustizia da solo. Purtroppo questa cosa, a mio modo di vedere, non è possibile. Non è possibile perché ci sono troppe coincidenze, troppe, troppe, cioè quel 3 di ottobre, quella sera del 3 ottobre, accadono troppe cose, tutte quante insieme e a me hanno insegnato che due o tre coincidenze che accadono contemporaneamente lasciano aperto i dubbi, ma qua invece di coincidenze ce ne stanno tante. Non potrei ripetermi, però le principali coincidenze sono che Loris resta a cena dalla sorella, che praticamente Luis 2 giorni prima fa quell'incidente. E quindi l'occasione per Loris di andare a casa della sorella è proprio questo incidente. Un incidente che non sembra tanto autentico perché poi Luis viene visto camminare speditamente il giorno 3 ottobre sotto telecamera alle 19:30, quindi poco prima del delitto. Coincidenza che quando cenano quella sera a casa di Emanuela, guardano, non hanno di meglio da fare, pure essendo i due fratelli non più frequentanti, diciamo, praticanti, i testimoni di Geova, però che cosa fanno? Assistono in streaming alla seduta, alla riunione dei testimoni di Geova. Incredibile, no? Ma poi ci sono gli alibi ballerini, oscillanti, perché quando viene uccisa Pierina alle 22:14, 22:15, ci sta la figlia di Emanuela che dice: Zio Loris, io ho visto l'orologio in cucina, verso le 22:10, 22:15, è uscito. Poi dice: No, mi sono sbagliato perché poi abbiamo fatto le foto. Effettivamente le foto ci sono, ma sono delle 22:50. Quindi non rappresenta nemmeno un alibi, ma poi queste foto venute fuori sono quasi un atto di accusa, perché sono foto di un Loris con le mani sporche, tutto sudato, e lui non sa che cosa dire di queste cose qua, perché dice faceva caldo, le mani sporche perché avevo messo le mani per terra, avevo gattonato, ma non credo che Manuela abbia i pavimenti di casa veramente neri, neri tanto che se ci appoggi le mani diventano nere. Non sa più cosa dire Loris. E quindi c'è qualcosa che non va, come pure quando Luis sta in ospedale, c'è quella famosa questione che abbiamo seguito le settimane scorse che
che Manuela va in ospedale, comunque porta a casa questo sacco bianco con gli indumenti di Luis, non si sa che titolo, non si sa perché, però sono indumenti che hanno tracce di sudore, hanno tracce di sangue. E allora poi è legittimo un sospetto, ma tu perché l'hai portato? Poi, però, dall'altro lato, in quell'altro appartamento, ci sta Valeria che dà un alibi ballerino. Dice, no, io alle 21:55 mi sono alzato, sono andato in bagno, lui non può essere sceso perché l'avrei visto, però nello stesso tempo dice, no, io ho chiesto a lui se fosse andato alle 22:20 a buttare la spazzatura, lui mi ha detto di no. Quindi, se tu glielo chiedi, vuol dire che non ne sei affatto sicuro di questa cosa qui. Poi ci sono i lapsus da parte di Luis che dice io quella sera, da quando ho visto Pierina giù, non ho più dormito. Allora quella sera, quale sera ti riferisci? Tu se l'hai visto, no, nella versione ufficiale l'hai visto la mattina. Quando dici io da quella sera che ho visto Pierina giù, ti collochi sulla scena. Poi se è vero, e non abbiamo motivo di non credere agli inquirenti, se è vero che quella figura che esce alle 22:20 con un sacchettino in mano dove probabilmente c'è l'arma del delitto e si va verso i cassonetti, se è vero che è lui, e allora lui qualche ruolo l'avrà pure avuto. Però si insiste, Valeria insiste molto per il fatto che l'hanno incastrato. Ora, perché l'avrebbero dovuto incastrare? Incastrare in che modo? Incastrare sarebbe che lui se non abbia fatto, non abbia ucciso, e però lo abbiano collocato ad esempio in questo ruolo magari di andare a buttare l'arma. Perché avrebbe dovuto andare a buttare l'arma? Perché magari si trovava in questo contesto dove lui, secondo me, si voleva sottrarre, di fatto forse si è sottratto all'omicidio proprio con questo incidente che è molto strano, per dire io non posso fare certe cose, certe dinamiche, perché ho fatto l'incidente, cioè il ginocchio così, e da allora magari ha avuto un altro ruolo. Ma perché bisognava incastrare Luis allora? Per quale motivo? E lo siete mai chiesto perché? Perché Emanuele avrebbe mai dovuto incastrare Luis quando c'era la storia d'amore dove lei diceva io ero innamorato, molto innamorato. Perché allora l'avrebbe dovuto incastrare? L'avrebbe dovuto incastrare proprio perché aveva avuto modo di valutare come questa storia d'amore fosse diventata a senso unico. E quando c'era stata la prova del 9, cioè di dire risolviamo i nostri problemi andando via, cioè scappando insieme, andando a vivere insieme altrove, ha ricevuto numerose volte no, no da parte di Luis, che ha detto no, io sto con Valeria perché voglio bene a Valeria, forse anche legato a lei da debiti di riconoscenza umana, noi non sappiamo esattamente. Però più volte ha detto no, e allora Manuela si sarà sentita molto male per questo, credo, perché tutti i danni che lei aveva avuto, cioè la separazione dal marito, danni economici, litigi furiosi con Pierina, erano dovuti proprio a questo suo rapporto con Loris, a questo suo innamoramento. Ora, quando si è vista un po' chiudere la porta in faccia, Manuela, la porta in faccia gliel'ha chiusa Luis, perché Luis diceva sì, facevamo certe cose, ma io non mettevo quest'amore. Ora qualcuno dice, ma forse è una scusa, forse lo dice per far cadere il momento. Capisco questa eccezione che uno può pensare, dice, lui dice di no, perché così cade il movente, diciamo, però comunque il movente sarebbe debole, perché già prima Giuliano sapeva, cioè Giuliano
prima dell'incidente, già sapeva che la moglie era andata via di casa perché aveva l'amante. Magari non sapeva di Luis, ma che aveva l'amante, sì. Cioè, Giuliano già sapeva che aveva l'amante. Non è che si dice qui adesso, magari poi arriva Giuliano e scopre che la moglie c'ha l'amante. Lo sapeva. Comunque lo sapeva, anche se non sapeva l'identità, ma lo sapeva. Quindi vedete, il fatto che invece Luis abbia più volte rifiutato Manuela, questo risulta anche da alcuni messaggi. Ecco, quindi credo che la chiave sia proprio qui, in questo passaggio qui. E dato che il fratello Loris vive da sempre in simbiosi con la sorella, tutte le parole dette alla sorella è come se fossero state dette a lui, tutte le sofferenze della sorella è come se le vivesse lui. È un rapporto simbiotico molto molto pericoloso, perché significa che laddove il dolore della sorella non arriva come forza femminile, può arrivare Loris come forza maschile. Quindi può essere che davanti a una certa situazione in cui Manuela stava scoppiando, perché il giorno dopo doveva andare di fronte ai saggi, agli anziani del Testimone di Geova, stava ritornando a casa il marito, per cui era la vigilia praticamente di un allontanamento da casa, quindi niente più soldi, niente più casa, cacciata dai Testimoni di Geova, quindi una sorta di isolamento, proprio di isolamento. Quindi secondo me era disperata e andava a piangere. Lo dice anche Valeria, veniva a piangere da lei e piangeva anche con Luis e piangeva anche con il fratello Loris, piangeva anche con lui. Quindi immaginate, quel 3 di ottobre era una tensione esplosiva, e qualcosa secondo me è stato preparato, questa è stata preparata prima. Allora, quando poi Luis, a mio modo di vedere, si è sottratto, ecco che la cosa si doveva fare comunque. La cosa si doveva fare comunque. E si è fatta. Ora voi dite, stai accusando Loris. Loris per il momento non è accusato. Loris non ha avuto avvisi di garanzia, ma dovrà essere interrogato insieme a Manuela. E ci sono tutti i presupposti perché arrivino questi avvisi di garanzia. Perché io non credo che lui abbia fatto, che abbia ucciso lui, non credo che sia stato lui, o almeno non da solo, o almeno che non abbia avuto lui il ruolo principale. Ed è sintomatico un'altra cosa, amici miei, amiche mie. È un'altra cosa sintomatica, che vi ricordo che lui è molto furbo. Luis, quando aveva fatto dei guai a parlare, dicendo che pure la nipote odiava la nonna, un sacco di cose, eravamo a dicembre, poi si è silenziato, ma si è silenziato in una maniera totale. Nel preciso momento che Luis ha avuto l'avviso di garanzia, lui è diventato di nuovo vivo davanti alle telecamere, tutti i giornalisti, i microfoni, eccetera. Perché? Perché ha fatto arrivare a Luis dei messaggi inequivocabili, dei messaggi in cui dice: lui secondo me è innocente, resisti Luis, sono sicuro che non mi chiamerà in correità, cioè non mi chiamerà, non mi accuserà, non dirà niente contro di me. E a specifica domanda, perché non dovrebbe dire niente contro di te, lui dice: perché altrimenti lui si farebbe un autogol. Questo è fondamentale. Cioè lui, quando gli viene detto che cosa pensi se lui ti chiama in correità, se lui ti accusa, una persona che è estranea dice: ma mi accusa, vuol dire che è impazzito. Cioè, se lui accusa me che io ho partecipato, questo non sono stato io. Io che cosa devo dire? Devo dire che è ammattito, che non c'entro niente. Invece no, lui dice: no, non gli conviene dire questa cosa contro di me, perché così non si fa un autogol. In che senso si fa l'autogol?
si fa l'autogol nel senso che finché lui sostiene di essere innocente e estraneo, allora a me non può chiamare in correità, non può accusare me se lui si ritiene estraneo e innocente. Però nel momento in cui dice c'era lui, mi ha chiamato lui, è stato lui, io magari ho solo visto il corpo, ho solo buttato l'arma, è una chiamata in correità sostanzialmente. Allora dice, lui si farebbe l'autogol perché comunque poi se non è 30 anni, se non è l'ergastolo, sono 10-15 anni di carcere, se li va a fare comunque anche lui, quindi si fa lui l'autogol prima che il gol glielo facciano gli inquirenti. Allora lui gioca, secondo me, su questi messaggi che manda a Luis. Però Luis è stato interrogato per oltre 9 ore e la dottoressa Bruzzone ha detto che lui ha spiegato tutto, tutta la genesi, ha risposto a centinaia di domande che hanno riempito oltre 30 pagine di verbale. E adesso queste pagine, tutte queste cose qui, sono state studiate. In questi giorni verrà sentita Manuela, ma credo che il dulcis in fondo sarà Loris. Siamo alla vigilia di una svolta clamorosa. Io non lo so, per il momento è solo inquisito Luis, però io penso proprio che Luis sia l'anello debole della catena, perché magari ha fatto da supporto, si è fatto coinvolgere, è stato incastrato in qualche modo, però la colpa principale penso che sia in capo ad altri. E adesso dobbiamo solo aspettare ed essere fiduciosi, fiduciosi degli inquirenti, che ne dicano alcuni consulenti, no, vediamo ancora fuori. La stessa Manuela ieri diceva, mattino 5 mi sembra, diceva, ma vediamo anche fuori, sospettate pure di noi, ma vediamo anche fuori. Fuori non c'è niente, tutto sta lì. Su quel pianerottolo, ricordatevi che la casa, l'appartamento di Pierina Paganelli è ancora sotto sequestro. C'è molto lì dentro, c'è molto lì dentro, forse la prova decisiva. Grazie, grazie amici miei, condividete il video dappertutto, con tutti i vostri amici. Siamo vicini alla verità. Ciao a tutti.